Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Altro duro colpo alle cosche regine con la cattura di Gianluca Racco, 30 anni, presunto affiliato alla cosca Commisso di Siderno, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno. Condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio ed associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato ad Amsterdam dagli organi della polizia olandese unitamente ai carabinieri di Reggio Calabria. Il procuratore aggiunto Nicola Gratteri, insieme al comandante dei carabinieri Leonardo Alestra, ha riferito che le intercettazioni telefoniche sono state fondamentali. Ha rischiato di finire davvero male l'ultima comparsata in discoteca di Fabrizio Corona a Marina di Gioiosa Ionica, nella Locride. Fischiato per le oltre 4 ore di ritardo con cui si è presentato sul palco e a causa delle sue solite intemperanze, è stato inseguito da una folla inferocita, a cui è riuscito a sfuggire per poco. Corona è stato costretto a lasciare il locale in fretta e furia, inseguito dalla gente, una scena decisamente poco edificante, che qualcuno ha pensato bene di filmare e mettere su YouTube. Il primo che venga a prendere è quello lì, che gli faccio una faccia così. Quindi aspetta lì fuori. Nuovo arresto dei carabinieri di Vibo Valentia. Mario Lo Iacono, pregiudicato di 28 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver perquisito l'appartamento in cui vive Lo Iacono, gli uomini dell'arma hanno rinvenuto ben 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi e ben 75 semi di canapa indiana. Ora l'uomo dovrà rispondere delle proprie azioni davanti al tribunale di Vibo Valentia. I finanzieri di Palmi hanno sequestrato in poco più di 10 giorni a diversi venditori ambulanti extracomunitari circa 1000 articoli con marchi contraffatti di note griffe e 325 tra CD e DVD illecitamente riprodotti e privi del logo SIAE. 3 soggetti sono stati denunciati per violazione della tutela dei diritti di proprietà industriale da poco inserita nel pacchetto anticontraffazione. È stato inoltre individuato e sottoposto a sequestro un videopoker illegale in un esercizio commerciale della zona. Stasera alle 21.30 nel castello di Carlo V di Crotone ci sarà il concerto dell'artista solista internazionale Renata Mezenov. La chitarra, la voce in Italia tra la tradizione di Cuba e la Russia antica, è una delle tante iniziative culturali che si stanno svolgendo in questa struttura per volere dell'assessore comunale alla cultura Silvano Cavarretta. Il concerto, che chiude la kermesse Il percorso dei sensi, è anche l'occasione per offrire a tutti la possibilità di visitare il castello e le sue dipendenze, che in questi giorni sono stati oggetto di un vero e proprio intervento di restyling che le hanno resi totalmente fruibili. Proseguono a cura dell'amministrazione comunale i lavori di rifacimento di via Raimondi, zona antistante il Duomo della città di Crotone. Da qualche giorno, insieme agli operai nel cantiere, è comparso del personale della soprintendenza archeologica, che ha segnalato in numerosi punti gli scavi effettuati. Si tratta, assicura il comune, di controlli di routine che solitamente si effettuano quando gli scavi vanno al di sotto del manto stradale, per verificare l'esistenza di qualche reperto di rilievo. Ancora nulla di rilevante è emerso, i rilievi sono appena all'inizio e ci vorrà ancora qualche giorno per avere il responso.